Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Uno Nessuno 100.000. Oggi abbiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti, ciao. Allora, come stai? Come va la quarantena giù in Sicilia? Devo dire, non c'è male, anche se ovviamente potrebbe andare meglio. Certo. Tutto sommato, credo che da una parte questo periodo ci debba servire un po' anche per noi stessi, perché per fare un po' di focus su quello che magari trascuriamo nei giorni lavorativi, nei giorni quindi frenetici. Quindi, Esatto. secondo me, è un giorno da passare in famiglia, per prenderci cura di noi stessi e fare un po' quelle cose che magari nei giorni normali non si dà molta attenzione. Tipo bere un buon caffè alle 16:32, giusto? No, ne Esatto. approfitto perché soprattutto durante le interviste un buon caffè è quello che ti dà sempre un po' di energia per poi sviluppare al meglio gli argomenti e con te gli argomenti se ne possono sviluppare davvero tanti perché presentati, Giuseppe, tu sei laureato in... Sì, io sono dietista, ho frequentato la facoltà di nutrizione a Catania e mi sono laureato in questa splendida disciplina, così come vogliamo, in questa branca della medicina che a me ha sempre colpito fin da piccolo. Quindi ho realizzato questo sogno e adesso ho uno studio che condivido con altri professionisti e mi occupo di nutrizione nei soggetti sportivi, soggetti che vogliono migliorare la loro qualità appunto alimentare, la loro dieta e anche in soggetti ovviamente patologici. E quindi Come si fa a prendere appuntamento con te? Ti possono scrivere da Instagram? Dove ti trovi? sì, Spiega. Instagram. Solitamente io utilizzo molto Instagram per questo motivo qui anche, quindi per mettermi in contatto con le persone, per pubblicare storie, post, quindi per tenere sempre viva l'attenzione su una buona abitudine alimentare, quindi su ciò che è meglio mangiare rispetto invece a ciò che sarebbe meglio evitare, un po' tutte queste cose, fare un po' di informazione, ecco, tramite questo strumento che ce lo permette, Certo. Instagram. Lo utilizzo tantissimo soprattutto in questo periodo Facci. di pesca. Esatto. Questo periodo soprattutto si predispone per una comunicazione social, diciamo, amplificata rispetto al normale. E spiegaci qualcosa, dai, quali sono le domande che ti vengono fatte per la maggiore? Allora, tante, devo dire che sono tante. Diciamo che se dovessi stilare un elenco, beh, la Sì. prima sicuramente è cosa devo fare, devo mangiare per perdere chili, no? Per dimagrire. E cosa gli dici? Cosa ti dico? Quando dico, ma io voglio dimagrire, faccio calisthenics, cosa devo mangiare? Oppure, e tu cosa gli rispondi? Dai, dacci un po' di dritte. Allora, la cosa che io dico sempre è che non esiste l'alimento. Come non esiste nemmeno l'alimento che fa prendere chili. Il tutto è l'equilibrio della dieta, ovvero ciò che noi inseriamo in quel giorno, in quella settimana, in quella routine che è la nostra vita. Ovvero, se io mangio a pranzo un bel piattone di pasta con pane, secondi magari riempiti di olio e poi la sera mi sparo una pizza, il problema sarà la pizza. Ho tutto il contorno fatto di pasta, pane, olio, eccetera, eccetera. Con questo non voglio dire che la pizza vada mangiata, però che non è il problema la pizza, perché io, come anche credo molti miei colleghi professionisti in nutrizione, riservo sempre un giorno a settimana di quel famoso pasto proibito, no? Cioè il pasto che il paziente poi, anche un po' per spezzare questa routine, questo stress, perché poi la dieta, non per tutti, per fortuna, ma per molti è vissuta come un po' uno Uno stress, cioè sono a stress. dieta. Sì, perché comunque la persona dice sono a dieta, questo non posso mangiarlo, quello non... Quindi un attimino, soprattutto per questa tipologia di persone, ci sta il fine settimana fare un attimino una pausa, tra virgolette. Di quello che è il percorso. Con questo non do mai però generalmente alle persone tutto l'unico giorno di sgarro, ma Ah, io ok. concordo con la gente un pasto, che può essere il pranzo, può essere la sera, un pasto, così che la persona può fare quel pasto tranquillamente, senza sensi di colpa, e un attimo uscire anche da quello che è appunto lo stress del piano alimentare. Certo. E i ragazzi, secondo te, che praticano calisthenics e le ragazze, quali sono i problemi maggiori che hanno nel rispettare o nel non rispettare il piano alimentare? Se ti è capitato Allora, tra amici?
Allora, sicuramente un qualcosa che noto spesso nelle persone è in chi vuole perdere peso, avere un atteggiamento drastico nei confronti del cibo, cioè soprattutto nei giovani. Vedo molto spesso gente che magari con un po' di chili di troppo che si approccia magari all'inizio a uno sport come il calisthenics, ma potrebbe essere anche un altro tipo di sport, togliere dall'oggi al domani tantissimi alimenti che comunque sono anche importanti ai fini di una corretta Ad prestazione e esempio, anche. qual è? Faccio esempi pratici così possono capire. Ad Sì, esempio. molto spesso la gente toglie del tutto la pasta, del tutto il pane, toglie del tutto categorie alimentari come la frutta, perché è convinta che comunque la frutta, essendo zuccherina, può associarsi ad un accumulo di tessuto adiposo. Evitano di mangiare frutta secca perché la frutta secca contiene grassi, l'olio non ne prendono più, cioè ci Quindi sono non tante categorie. badano. Badano, tagliano tutto senza badare alla Sì, quantità, nel senso l'elemento sì, sì, sì. quantità lo dimenticano e eliminano il No, cibo in tutto. e devo dire che sono tanti che fanno questo errore, perché ovviamente la dieta va seguita, secondo me, sia in chi vuole perdere peso che in chi vuole mettere massa con criterio. Io Certo. devo sapere cosa sto eliminando, devo sapere cosa introduco e devo anche sapere cosa mi serve per poter condurre quell'attività. Non posso eliminare del tutto un alimento che magari mi serve. Per esempio, un errore che vedo molto spesso nei giovani è fare attività fisica completamente a digiuno, il che secondo me è sbagliato, perché in ogni caso, anche se uno vuole perdere chili, andando a digiuno, magari che ne so, la mattina dopo aver dormito, no? Il corpo non ha quegli zuccheri necessari in circolo e quindi le va a prelevare facilmente dalla massa magra e quindi succede che io perdo peso, ma lo posso perdere anche male, perché lo posso perdere sotto forma di muscolo e quindi questo non è facile da far capire alla gente. Quindi ce ne sono tanti di miti purtroppo negativi per quanto riguarda l'alimentazione, su quello che concerne l'alimentazione. Certo. E per quanto riguarda appunto l'alimentazione nel calisthenics, tu cosa consigli? Quindi hai toccato un punto fondamentale, quindi il cibo prima dell'allenamento. Quanto consigli di mangiare prima dell'allenamento? Quanto prima? Che indicazioni Allora, generali, ovviamente. questo in realtà è, secondo me, non dico soggettivo, però dobbiamo tenere conto di diversi fattori. Quindi, in primis, lo stile di vita della persona, se può o non può fare un pasto pre-workout, quindi per pre-workout intendiamo quindi quel pasto prima dell'allenamento. Se magari ha delle abitudini particolari che non gli consentono quindi di fare questo, magari ci adeguiamo in altri modi. Però generalmente il consiglio che dovrei, secondo me, dare a tutti è quando si affronta un'attività fisica, fare sempre un pasto, quantomeno un'ora prima. Se per esempio noi abbiamo fatto un pranzo verso le 13 e ci alleniamo alle 17, quindi c'è una bella distanza di orario dall'ultima volta che abbiamo mangiato. Certo. Io produrrei quantomeno un'oretta prima un pasto, una fonte di carboidrati e magari di proteine, così che la persona si trova ad affrontare quell'attività fisica in cui il corpo ha l'energia, no? Ha il carburante per poter appunto gestire questo impegno sotto forma di muscolo e sotto forma anche del mentale, psicologico, perché è un impegno l'attività fisica, specialmente in chi per esempio come me fa endurance, che è uno sport molto impegnativo. Certo, quindi andiamo su meccanismi di resistenza lattacida, quindi bisogna comunque incrementare ovviamente l'energia, anche perché se ne brucia parecchia. Mentre come vedi, sempre inerente a questo argomento, il discorso dell'integrazione, quindi lo vedi ovunque, no? Vedi su tutti i social, gente che pubblicizza, adesso vediamo noti marchi, tutti pubblicizzano quel marchio lì di questo momento, senza che cito il nome, prima pubblicizzavano un altro. Come la vedi? Ci sono prodotti utili? Tanto, tanta spazzatura, detto così. Dici la tua. Allora, secondo me l'integrazione in chi fa sport potrebbe essere utile, ma non in tutti. Ovvero l'integrazione che si vede in giro, che un po' la si consiglia random, così un po' che fa bene per tutti, no, non sono d'accordo perché va bene per chi si allena in maniera intensa,
perché comunque ricordiamo che i cibi di oggi sono molto poveri per quanto riguarda vitamine, sali minerali, cibo impoverito ormai, quindi un'integrazione fa bene un po' a tutti per quanto riguarda vitamine, sali minerali, ovviamente salvo problemi di salute particolari. Però diciamo la pubblicità che si fa in maniera un po' generica per tutti, come se si volesse insinuare il fatto che senza quel prodotto io non riesco ad arrivare a quel risultato, non riesco ad ottenere quelle prestazioni, certo. Per me non è proprio così. Ovviamente va molto personalizzata la cosa. Quindi se io magari mi trovo davanti un soggetto che si allena magari 5-6 volte alla settimana per 3-4-5 ore, allora lì l'integrazione la reputo di aiuto. Se il soggetto normale, magari la classica persona che fa 3 volte a settimana un'ora di allenamento, non vedo questa necessità di integrare, sinceramente. Certo, sì, va tutto in base al dispendio energetico che un soggetto, uno sportivo in questo caso, ha assolutamente. Quali sono gli integratori che tu consigli in questi soggetti che fanno tante ore di allenamento? Gli integratori che io consiglio generalmente, ovviamente proteine in polvere, perché le quelle whey, aiutano, le whey, perché quelle ovviamente aiutano sicuramente il muscolo. Quindi quanti la grammi per chilo corporeo, quanti ne consigli di solito? Beh, qui dipende se parliamo di fase di massa, fase di definizione, generalmente in fase di massa si può oscillare tra 1,5 e 1,8, c'è chi arriva anche a 2, dipende. Però generalmente i numeri non sono altissimi come nella definizione, perché nella definizione dobbiamo preservare la degradazione muscolare, quindi si può arrivare anche oltre i 2 grammi per chilo di peso corporeo. Infatti, però ripeto, ci sono questo diversi è studi anche. Sì, sì, è un argomento, infatti dicevo, molto controverso, perché c'è chi sostiene che nell'anabolismo per costruire in massa arrivano anche i bodybuilder proprio a 3 grammi pure, 4 grammi, quindi si stimola tantissimo. Ovviamente secondo me non bisogna fanatizzare troppo, cioè il troppo è come poi il mancante a mio avviso, cioè bisogna dare il giusto al corpo umano, per cui io non vado mai oltre questi valori generalmente. Certo, e invece altre tipologie di integrazione, come la vedi ad esempio l'assunzione di vitamina C piuttosto che l'integrazione di vitamina D, cosa ne sì, pensi? La vitamina D la vedo un'integrazione che potrebbe essere utile nei soggetti che magari vivono in contesti in cui non facilmente si espongono alla luce solare o hanno carenze, magari perché è facile riscontrare carenze di vitamina D in base anche alle zone su cui il soggetto vive. E per esempio da noi qui in Sicilia non c'è tantissimo questo bisogno, perché fortunatamente il sole non manca, quindi l'integrazione di vitamina D potrebbe essere utile ma non necessaria. La vitamina C potrebbe essere invece un'integrazione che può favorire un po' tutta la persona, il sistema immunitario, le prestazioni, perché comunque aiuta il nostro organismo, come anche per esempio i BCA. Però per i BCA c'è già un argomento che comunque bisogna valutare, perché potrebbero essere utili, però bisogna vedere un po' anche la dieta del soggetto, quindi già cosa va ad integrare, quindi anche qui già poi entriamo in quegli integratori più specifici, per cui occorre vedere se vale la pena o meno. Esatto, perché tante volte si rischia di comprare integratori che già noi assumiamo con l'alimentazione corretta, se già impostate, e quindi andiamo a urinare praticamente tutto questo surplus che andiamo a spendere. E per quanto riguarda invece l'integrazione con magnesio, ad esempio, no? Io leggevo questo studio adesso in tempi di coronavirus, no? Parlava, praticamente consigliava dalle 1000 alle 2000 unità di vitamina C, mentre a livello di per uso quotidiano consigliava sui 500, mentre quando prendi ad esempio il classico multivitaminico tu trovi 60 più o meno, dalle 50 alle 60, dipende dal multivitaminico in uso. Tu cosa pensi? Che in situazioni come questo del coronavirus, ovviamente non è l'assunzione, questo lo diciamo,
che ti rende immune, che tanti poi confondono, ma per avere un sistema immunitario, se così possiamo definirlo, più reattivo, un corpo, diciamo, più forte. Ho capito già la tua domanda e ti rispondo che io non mi concentrerei sulla singola vitamina, più che altro mi concentrerei su un discorso di alimenti che possono apportare diverse proprietà al nostro organismo, tra cui rinforzare pure le difese, ovvero parlo della propoli, della pappa reale, quindi quegli alimenti che già in sé sono un mix di nutrienti. L'aloe, per esempio, che ha un meccanismo di rinforzo del sistema immunitario, tanti integratori, tanti minerali possono andare bene, però non in maniera specifica per combattere ovviamente il coronavirus, assolutamente no, però per quanto riguarda il sistema immunitario io mi concentrerei più su questi cibi, quindi anche l'avena, per esempio, ha delle ottime proprietà che possono favorire, soprattutto nello sportivo, quindi che hanno un anche rafforzamento. Scopo antiossidante praticamente, ci sono anche Esatto. cibi. Sì. Quindi il messaggio è non focalizzarsi su un singolo minerale, ma piuttosto andare a vedere quel nutriente, quindi quell'alimento che magari può apportare un mix di questi elementi che fanno bene, ma ovviamente non sono la soluzione al virus, Certo, con certo. altre patologie. Certo, diciamo che lo scopo dell'alimentazione deve essere quello di mantenere il nostro corpo bello reattivo, bello in forza per combattere eventualmente varie situazioni in cui c'è un deficit. Diciamo che purtroppo ai giorni nostri, essendoci tanto stress, già il sistema risulta poco reattivo. E questo è il problema, perché è una vita frenetica. È una vita appunto dove ci esponiamo poco al sole in alcune parti del mondo, ad esempio noi qua al nord questo problema ce l'abbiamo. Io vedo molti miei pazienti, quando faccio l'anamnesi, la vitamina D, il D base, lo prendono tutti praticamente, ovviamente sotto prescrizione medica, ma da noi è un must. In Sicilia ovviamente magari lo troviamo più verso la provincia di Enna, dove ci si espone meno. Sì, qui diciamo che anche parlando con dei colleghi del nord ho avuto questa conferma. Qui rispetto alle zone d'alta Italia si riscontra meno questa carenza, ma è un po' perché ovviamente da noi c'è più Beh. sole, magari in certe zone Beh, più io penso favorevole. che sì, penso che la Sicilia sia una delle migliori regioni d'Italia per vivere, cioè assoluto, cioè dicono tanti la Toscana, però per chi non fosse mai stato in Sicilia, vada in Sicilia, poi ne riparliamo, perché comunque c'è tutto e non posso dire altro perché veramente c'è, cioè, da Catania a Palermo, ovunque vai, ma anche la stessa Enna, che viene un po' messa, diciamo, come la città più triste della Sicilia. In realtà ci sono dei paesaggi anche lì, questa campagna, diciamo, questa realtà che non vedi da altre parti. Quindi la Sicilia, secondo me, racchiude veramente tutto. E secondo me, col coronavirus, faccio un paragone. Può essere da spunto per molti siciliani, molti ragazzi, magari come te, molti giovani, per capire l'importanza di stare nella propria terra e creare delle attività lì. Ad esempio, una figura come un nutrizionista può lavorare benissimo e può beneficiare delle bellezze di quella terra, perché adesso stiamo andando un po' all'inverso, molti dal nord vorrebbero venire a vivere giù. E io sono contento, perché sono di origine calabrese e vedere questa riconsiderazione del sud, mi fa molto piacere, perché è una risorsa e veramente in questi momenti si capisce proprio il beneficio che possono dare determinate zone d'Italia anche per qualità della vita. E te, Giuseppe, invece, ci hai illustrato un po' tutto. Quali sono i tuoi obiettivi a livelli del calisthenics? Allora, come ti dicevo, io col calisthenics ho intrapreso da qualche annetto, sarà un anno che diciamo ho riscoperto un po' l'endurance, perché ho iniziato con un allenamento simil palestra, ovvero io quando ho iniziato ad allenarmi all'aperto ho comprato loop band, ho comprato anelli, però fondamentalmente non facevo nemmeno skill, io andavo nel parco e montavo tutto. E facevo un po' un richiamo di quelli che sono gli esercizi della palestra, quindi un Ok, curl ah, con ho l'anello, capito, sì. piuttosto che la military press con la loop band, quindi un richiamo, una palestra all'aperto, con le Certo. attrezzature che almeno. Poi col tempo ho introdotto qualche skill, ho iniziato ad allenare i muscle up,
ho iniziato ad allenare quindi un po' la planche, cose un po' più così che poi si vanno a ricercare, fino a quando poi ho capito che la mia strada un po' mi portava verso l'endurance. Quindi poi mi sono più, diciamo, spostato verso l'endurance, quindi alle ripetizioni massimali, tutto, diciamo, tutto il contesto, tutto il mondo dell'endurance. Sì, che ti ha fatto? Hai fatto anche qualche gara, appunto. Sì, ho fatto una gara in Serie pure a Catania, a Messina e anche a Reggio Calabria. Esatto. Mi ricordo, infatti, delle varie partecipazioni, poi anche hai sviluppato anche una bella forza, quindi hai una bella forza resistente che sta incrementando sempre di più, anche grazie al sole della Sicilia, che quando mi hai mandato la foto che ti stavi allenando vista Etna, caspita, tanta roba, caspita, mi manca. Io ormai in Sicilia, tra l'altro, negli ultimi tempi sono già venuto 3-4 volte, tra l'altro, perché sono venuto poi agosto, sono venuto a settembre, sono venuto adesso, prima del blocco. Sarei dovuto venire, e non lo escludo, magari verso agosto, che riverrò ancora. Parlavamo con Antonella anche di organizzare altri eventi, quindi diciamo che questa situazione ci ha un po' ovviamente alterato il tutto, ma vedremo sicuramente prima o poi. Bene, Giuseppe, dai, diciamo. Volevo dire un'ultima cosa riguardo l'endurance, che no, come dico spesso anche alle persone che si allenano con me, che seguo, perché ad esempio mi sono messo un po' anche a seguire qualcuno che mi chiedeva come iniziare l'endurance, eccetera, eccetera. E dicevo, mi sono accorto della grande differenza che ho avuto quando ho iniziato a cambiare un modo di allenarmi, proprio in termini, come dicevi tu, di forza. Cioè, quando io magari prima di fare corpo libero o di fare endurance in particolar modo, facevo, che ne so, palestra pesistica, sono arrivato ad un momento in cui mi ero quasi bloccato. C'era una forma di stallo, spingevo lo stesso peso, non progredivo, eccetera. Con l'endurance, con dei protocolli particolari di allenamento che ho fatto, ho superato anche delle barriere, degli ostacoli, diciamo, che io nemmeno pensavo di potermici avvicinare a quel livello E il segreto di questo è il tempo sotto tensione, perché quando si vedono degli allenamenti medi, diciamo dell'utente medio da palestra, non parlo di bodybuilder di un certo tipo, se tu calcoli il tempo sotto tensione di un determinato esercizio, quando fai endurance del calisthenics è notevolmente superiore in proporzione all'atleta. Quindi questo consente poi di progredire. Infatti questa è un po' la chiave, diciamo, la ricetta segreta dell'endurance, oltre ai vari, appunto, volumi, intensità e vari parametri, però sicuramente ci si allena meglio, ecco, è quella la differenza, è vero. E poi puoi avere benefici anche se poi alleni la tecnica per migliorare anche nelle skills. Infatti l'allenamento. Infatti ho avuto anche delle skill che io provavo prima, per esempio l'OAP. Tante volte provavo con progressioni zero, E non l'ho poi. più provato, mi sono messo a fare endurance ed è arrivato dal nulla. E quindi Certo, e questo è il motivo. Perché hai macinato tantissimi pull-up, il tuo gran dorsale, tutti gli estensori sono stati veramente sollecitati al grado giusto di allenamento e quindi ti hanno portato al transfer nel gesto. Poi ovviamente c'è un grosso capitolo in merito a questo. Mentre spesso ci si approccia alle skills senza avere veramente una base, ci arrivano magari ragazzini che non hanno mai fatto nulla, sono deboli, hanno una forza massimale, cioè magari a me capita tantissimo perché veramente ormai ne vediamo tantissimi, ormai Calisthenics Brain è una realtà che è iniziata nel settembre, il canale ho iniziato dicembre 2017, novembre, dicembre, ricordo, adesso non mi ricordo bene. E ne abbiamo visti veramente, poi tutta Italia, in Europa, dove ho girato e tutto. E tu vedi ragazzini, magari alti 1,60 m, con zero forza, perché poi magari mi dicono: no, Simone, te per imparare il front lever dovresti fare questo, questo. Poi mi attacco magari una zavorra, per quanto io non abbia chissà che forza, o magari mi metto sotto una panca piana e faccio un determinato gesto, dico: cavolo, forse anche tu dovresti fare un po' di forza, allenare un po' di forza massimale se non vuoi farti male. Perché viene vista magari una determinata skills come espressione di massima forza. In realtà non si distingue mai con che tipologia di forza esprima. E quindi non si ricorda la gente che un gaggi è forte perché ha anche tantissima forza massimale.
quando avevo fatto il video ai tempi di Umberto Miletto, dove ho messo Gaggi sotto la panca, lì stavamo facendo vedere. Poi vabbè, i video, bisogna avere anche un occhio per cogliere il vero significato, si mette l'intrattenimento, ma c'è sempre una base di messaggio, che poi ovviamente non da tutti viene colta, però lì abbiamo fatto vedere che comunque un Gaggi ha un 120 di massimale di panca piana, che non allena, che c'è il transfer e tutto, ma lui ha fatto tantissimi esercizi di complementari di altro tipo, derivanti dalla ginnastica artistica, quindi ha allenato la forza massimale, caspita, l'ha allenata. E tutti gli altri l'hanno allenata. Invece il ragazzino vede che ha le leve favorevoli, pesa poco, si mette lì e poi si fa male. Esatto. E quindi allenate la forza, ragazzi. Questo è il messaggio. Giuseppe, bene. Abbiamo fatto una bella intervista, mi è piaciuta. Hai portato, tra l'altro, argomenti nuovi. E quindi ero molto entusiasta di fare anche questa intervista con te. Hai parlato dell'integrazione, quindi... per tutti coloro che volessero contattare Giuseppe, trovate i contatti in descrizione, quindi lo potete contattare da Instagram. Io ti ringrazio, spero di vederti presto in Sicilia, così grazie, mi prendo un po' di sole anch'io. Mi raccomando, allenati sempre e noi ci aggiorniamo. Ciao ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti!